non è più tempo di parole, i precedenti a Torino sono 83-57, l'abbiamo vinta noi, 15 pareggi, 11 le sconfitte, la Juve è a più 9 nel recuperare col Crotone, partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve, dai ragazzi, attenzione che sono già all'indietro con Miranda, il brasiliano riceve subito il pallone di ritorno, poi prova a aprire sulla sinistra dove D'Ambrosio sventaglia in verticale, subito il primo duello vinto da Giorgio che con il destro deve mettere in fallo laterale, si scusa con lui Lichtsteiner che non aveva arretrato il raggio d'azione, la rimessa laterale per i nostri avversari con il numero 33 D'Ambrosio, attenzione dall'altra parte al movimento di Perisic, Cuadrado va subito al raddoppio difensivo, poi ancora il pallone per Brozovic che scambia all'indietro, attenzione a Perisic, Perisic scivola, Cuadrado, Perisic guarda l'area di rigore, la mette in mezzo, solito movimento di Icardi, Giorgione Chiellino non lo molla neanche di un centimetro, poi prova a far proseguire il pallone con la spizzata di testa a Juan Cuadrado ma non ci riesce, e allora dall'altra parte noi rimaniamo nella nostra metà campo ad aspettare, il pallone circola tra i piedi di Brozovic, è anche uno scontro croato questa sera oltre che argentino, attenzione ad D'Ambrosio, chiude subito le gambe Lichtsteiner che vuole il fallo laterale, lo accontenta il signor Di Fiore, un minuto sul tabellone, concentratissimo il presidente Andrea Agnelli, qua invece una rappresentanza d'oltreoceano, Paolo Dybala con il pallone tra i piedi attaccato da tre, lo tiene da terra, bravo Paolino, poi Chiellini che deve partire sul centro sinistra, attenzione, si fa vedere Khedira, poi Khedira lancia subito Mandzukic, Mandzukic vuole attaccare l'uomo, si fa tutta la fascia laterale, Mario, poi il pallone deviato da Murillo in fallo laterale, aiutato da Candreva che deve retrocedere questa sera per chiudere su Mandzukic, dentro l'area di rigore Gonzalo fa proseguire subito il pallone, attenzione Pjanic perde un contrasto e allora può ripartire dall'altra parte Perisic, poi scivola anche Icardi, allora palla per la Juve, non c'è un attimo di tregua, continuano a scivolare tutti, d'altronde piove stasera, il campo è bagnato, Cuadrado può attaccare l'uomo, si ferma, aspetta la sovrapposizione di Lichtsteiner, Cuadrado danza sulla palla come un ballerino, poi la deviazione porta il pallone a Stefan che vuole metterla in mezzo, attenzione va via bene Lichtsteiner in area di rigore, opportunità per la Juve, palla a scavalcare sul palo lungo Mandzukic di testa, poi rovesciata di Dybala, grandissima parata di Mandzukic, Pjanic, il pallone ancora lì, retropassaggio di testa, Handanovic ha salvato il punteggio dopo due minuti di gioco, enorme parata di Handanovic sulla mezza rovesciata di Dybala che ha cercato il gol da giocoiere, la Juve lei dallo stadio ma anche da casa. Bonucci carica il destro, mette giù il pallone dall'altra parte Murillo, attenzione a vincere un contrasto solo per un istante a centrocampo Pjanic, allora può proseguire Brozovic ancora a mordergli le caviglie, a prendere gli applausi Mandzukic, tutta la Juve dietro la linea del pallone ad aspettare e ad osservare i movimenti degli avversari, Miranda, D'Ambrosio di prima, dall'altra parte ancora il pallone scaricato da Perisic ad D'Ambrosio in mezzo, allontana Bonucci, prova a prenderlo Higuain ma è chiuso da Brozovic, chiaro l'intento della Juve in fase di non possesso di andare alla chiusura degli spazi per non farsi trovare in inferiorità numerica e quindi poi di andare eventualmente in contrattacco, porta via un uomo Gagliardini, allora loro ripartono da Meidel, Miranda, quando c'è arrivato Pioli, 25 punti conquistati in classifica, la Juventus ovviamente sempre in vantaggio, guarda dall'altro, Pjanic vuole un gol allo stadium, ascolta Alex Sandro, poi non ha un varco lì perché subito João Mario va sul portatore di palla, allora all'indietro i nostri con Chiellini che va in orizzontale da Bonucci, Buffon per non correre rischi, ancora Chiellini attaccato da João Mario, Alexandro, Khedira tutto di prima, bene ragazzi ad uscire, Mandzukic, poi ancora Khedira che lo aiuta, Khedira, Khedira disturbato anche lui da Gagliardini, attenzione Alexandro dall'altra parte, avanza anche Bonucci, ha una corsia privilegiata alla destra, Lichtsteiner, Cuadrado si ferma e si sposta, riceve il pallone da Lichtsteiner, punta l'area con il cross, troppo lungo per Gonzalo che non se n'è accorto, lo voleva messo meglio sul capoccione Gonzalo e comunque il pallone è deviato fuori dal campo, mentre qui rivediamo la grande parata di Handanovic, tiro centrale ma violento con la mezza rovesciata da parte di Dybala, primo corner per noi, dai ragazzi, forza sotto la sud, andiamo, siamo 1, 2, 3, 4, 5 nella loro area, arriva anche Bonny al limite,
come sempre Pjanic sulla lunetta, vicino a lui Paolo Dybala, lo sguardo concentratissimo di Mandzukic. Chiellini prova a sfruttare un eventuale blocco, vediamo cosa sceglie Pjanic a centro area, salta ma non la trova Bonny, poi dall'altra parte rincorre il pallone Gonzalo, all'indietro ripartiamo da Lichtsteiner. Cuadrado, 5 minuti sul tabellone, la Juve ferma sullo 0-0 in casa in questa partita serale. Buffon, Buffon a tempo e campo, esce dalla sua area di rigore, palla al piede, chiede dall'altra parte il lancio lungo Mandzukic, lo vede adesso Gigi, prova a dargliela, palla che diventa troppo centrale, non ci può arrivare neanche Higuain, salta Medel, Miranda, largo a sinistra c'è D'Ambrosio, Miranda prende tempo, Brozovic, Brozovic la mette al centro, subito a prendere la possesso palla Mandzukic, che però si fa ingannare da Icardi, allora attenzione, avanza Candreva, va subito a ripiegare su di lui Mandzukic. Candreva finge la traversione col sinistro, poi se la porta sul destro, ancora davanti Mandzukic, cerca e trova la sovrapposizione di un compagno con il tentativo di traversone deviato in calcio d'angolo, mentre anche il mister della nazionale Giampiero Ventura è venuto a vedersi la partita. E allora un corner per parte, attenzione ragazzi, a ognuno il proprio. Chiellini va a prendersi cura di Icardi, d'altronde è giusto così, Giorgio è il nostro marcatore numero uno sulle palle inattive. Rizzoli dice che si può battere, Juve dallo stadium, il corner deviato bene dai nostri, Dybala può andare via, giallo arbitro subito, sei personalità e vuoi far capire come funziona. Rizzoli con il cartellino in mano, minuto numero 6:42, classiche lamentele di chi sa di aver sbagliato e cerca scuse puerili con il numero 5 Miranda, che tra l'altro non dovrebbe neanche essere in campo stasera perché è stato graziato con diffida nella partita precedente. Primo ammonito dell'incontro è Candreva per fallo su Dybala che andava via in velocità. Punizione per noi, Dybala piano piano prende possesso della sua metà campo offensiva, mentre Cuadrado approfitta per andare a prendere indicazioni da mister Allegri. Che dirà Bonucci, movimento sterzante di Cuadrado, va a prendersi palla, spalle alla porta, raddoppiato, Rizzoli fischia in ritardo e proseguono naturalmente le lamentele degli altri. Calcio di punizione è per noi, fallo solare. Allegri chiede a Higuain di stare più vicino a Dybala, attenzione, va a battere la punizione Khedira, movimento di Mandzukic, lo serve Sami, Mandzukic con il petto, la domestica, poi dietro a Cuadrado, preferisce sul fondo Lichtsteiner, Lichtsteiner deve sterzare, punta l'uomo, poi chiede l'aiuto a Cuadrado, attenzione a Dybala sulla sua tre quarti, Cuadrado, Higuain e Mandzukic in area, calibra la cross, Cuadrado, peccato, Mandzukic aveva uno spazio davanti ma il cross è stato troppo sul portiere. 8 e 10 secondi del primo tempo, la Juventus è ancora ferma sullo 0-0 allo stadio. Andanovic basso con la tenuta completamente verde, fa ripartire i suoi da Miranda, ancora per Andanovic, lo sloveno ha subito 23 gol quest'anno, Buffon dall'altra parte in campionato solo 15, il lungo rilancio di Andanovic, colpo di testa di Lichtsteiner, Cuadrado all'indietro ancora per Lichtsteiner, Bonucci, attenzione all'uomo, bravo Leo con calma, Cuadrado, importante anche il duello sulle fasce, soprattutto Cuadrado contro D'Ambrosio, questo era un fallo, l'arbitro fa proseguire, attenzione ragazzi, ripiegare subito, Khedira, seguito da Joao Mario, scarica su Alexandro che fa proseguire per Mandzukic, scatto di Higuain, Mandzukic a centrocampo, Mandzukic deve cambiare a destra, lo fa molto bene, Lichtsteiner ha un po' di aria davanti, Cuadrado, accompagna il gioco di Cuadrado, Khedira, finta sul doppio passo di Cuadrado, e allora attenzione a Khedira, si avvicina all'area di rigore, Sami chiede lo scambio ottenuto, Khedira dentro, cross ribattuto, Alexandro di testa, l'appoggia ancora, colpo di tacco per Dybala, palla ancora una volta ribattuta dall'altra parte Icardi, attenzione dobbiamo subito andare a ripercorrere il campo all'indietro, siamo 4 contro 2, Joao Mario 5 giocatori adesso da Juve dietro, attenzione che arriva a supporto Perisic, forse tira, no, sbaglia anche il passaggio, bene così, recuperiamo subito dall'altra parte, attenzione Cuadrado, si allunga il pallone, poi ancora però arriva all'indietro Paolo Dybala, ne ha due vicino,
Dybala danza sul pallone, applausi per lui. Pjanic dice a Khedira di spostarsi perché vuole lui governare da metronomo. Poi Chiellini, Chiellini allunga la falcata, passa alla metà campo Giorgio, ancora Chiellini, si avvicina alla rigore Chiellini, prova a metterla in mezzo, Gonzalo la mette giù, Gonzalo vede con la coda dell'occhio Cuadrado, Cuadrado è libero, dall'altra parte c'è Mario, Cuadrado, Cuadrado all'indietro! Arriva Brozovic a sbrogliare, buona Juve comunque, Lichtsteiner, sbaglia tutto Stefan. Però dà una palla loro con João Mario, ancora Lichtsteiner, fallo, dice il signor Rizzoli, palla, dice Lichtsteiner, calcio di punizione contro la Juventus, già battuto ma Rizzoli dice devo fischiare io, i primi 10 minuti se ne sono andati, al momento si registra una solo parata, quella di Handanovic su acrobazia di Paulo Dybala. Sente qua, rivediamo il tocco maligno prima di Lichtsteiner, punito dall'arbitro con una punizione avversa. Brozovic, Miranda, Murillo, movimento in avanti di Icardi, a centrocampo c'è Gagliardini, vicino a lui Brozovic, ripartono da dietro con Miranda, Lichtsteiner capisce tutto, prova a spingere in avanti il pallone ma il campo è finito, fallo laterale, va a batterlo con il numero 33 D'Ambrosio. Brozovic, Murillo, prova il pressing adesso la Juve con Higuain fino dal portiere, avanti ragazzi tutti assieme, Handanovic deve essere messo in difficoltà, prova il rilancio centrale, prende la mira e stoppa con il petto Bonucci, poi Dybala, 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 era in fuorigioco ma poi ha aspettato giusto Higuain, attenzione alla posizione regolare, Khedira, Dybala al limite, a giro, traversa piena di Paulino. 11:40, seconda palla gol per Paulo Dybala, traversa piena. La Juve adesso insiste, rimane all'attacco, pressing asfissiante dei nostri, Gagliardini uno contro uno, palla in fallo laterale, vediamo cosa c'è il guardalinee, Magnanelli, fallo per loro, ale, ale la Juve, ale da tutto lo stadio. Medel, Miranda, chiara l'intenzione tattica di mister Allegri, finché hanno palla i centrali difensivi noi stiamo molto lontani, poi iniziamo ad aggredirli qua a centrocampo. Medel, movimento offensivo dall'altra parte di D'Ambrosio, palla che però è ancora centrale, eccolo il tentativo di allungo con Icardi, poi il pericolo sventato dai nostri con la palla spazzata via da Lichtsteiner. Occhio a Candreva, ancora movimento dall'altra parte, non lo vedete inquadrato di D'Ambrosio, va a prenderlo Cuadrado. Icardi non viene servito da Gagliardini per il take e scivolato di Giorgione Chiellini, ultimo tocco di Gagliardini irregolare, la segnalazione del signor Magnanelli e il fallo laterale per la Juve, va a battere Alexandro, la sua presenza numero 57 con la maglia della Juve, Alex con il destro che non è il suo piede, molto lungo per Gonzalo, di testa, era buona, Cuadrado se ne è accorto all'ultimo, attenzione c'è ancora spazio a destra, Lichtsteiner, detta il passaggio riceve Cuadrado, Cuadrado sterza su se stesso, aspetta che si posizionino tutti, ancora Juan, Dybala tra le linee, largo a sinistra, il servizio per Alex Sandro, lo aiuta Mandzukic, non si intendono i due, Alexandro gliela data di prima, Mandzukic si era leggermente allargato per sfruttare tutta la corsia, mentre questa è la traversa piena, alta, colpita dal mancino a scendere di Paulo Dybala che si dispera assieme a Bonucci dall'altra parte. 14 minuti, ancora 0-0 lo stadio, il rilancio di Handanovic, Bonucci la sfiora, Lichtsteiner la impatta, palla alta nella zona di Paulino, Paulino lotta, prova ad accarezzarla con il mancino, ci riesce nella seconda battuta Mandzukic, Mandzukic, c'era Higuain che si accentrava, Dybala che si allargava, palla sul portiere, Khedira davanti alla linea del passaggio, occhio all'apertura per Icardi, c'è Lichtsteiner fuori posizione, allora va ad aiutarlo Bonucci, Lichtsteiner si porta al centro, Cuadrado con il tocco, Bonucci col sinistro, poi il lancio di Leo, Gonzalo leggermente in ritardo, palla persa, Miranda, Brozovic, João Mario ancora che scambia vicino con Brozovic,
sulla corsia di destra Candreva, va a prenderlo Alexandro. Candreva punta l'area di rigore, sbaglia completamente la mira della traversone, palla nel settore nord, il primo quarto d'ora se ne va con la Juventus ferma ancora 4-0, ma con due palle gol ottime per Paulino Dybala, una grande parata di Handanovic ed una traversa, il rilancio di Chiellini, va a prendere posizione Mandzukic, arriva da dietro anche Higuain, si disimpegna bene questa volta Medella, poi retropassaggio pericoloso con Higuain che lo attacca, Higuain prende via il pallone, poi messo giù, Pizzoli è vicino, fallo laterale dice l'arbitro. Rimessa laterale a favore della Juve. Bellissimo l'intervento di Murillo a buttare via pallone, poi a prendere anche l'uomo. Bonucci. Movimento dentro le linee di Khedira, palla per Sami, chiuso. Dybala, Dybala cerca ancora una volta di giocare a calcio, prende qualche calcio di troppo invece, palla nella rimessa laterale sotto la nostra postazione di commento, va a battere con le mani Stefan Lichtsteiner. Dybala fa proseguire, c'è spazio, attenzione Sami. Sami, Alexandro, fa sportellate dentro l'area Mandzukic. Alexandro punta l'uomo, poi si accentra, dietro Khedira, destro improvviso di Khedira ribattuto. Ancora Juve con Lichtsteiner sull'esterno e c'erano sia Higuain che Mandzukic in posizione di fuorigioco, si sono disinteressati del pallone. E allora hanno la meglio loro che provano a salire adesso con Medella. Candreva, ancora al centro della difesa Medella. Miranda, D'Ambrosio, Brozovic, Murillo, Medella, ancora il cileno, palla al piede, Miranda, D'Ambrosio, Cardi attacca le area, Chiellini sulle sue tracce, grande anticipo di Alexandro su João Mario, poi di prima battuta Dybala troppo lungo, non ci può arrivare Mario, allora attenzione, dobbiamo subire un'altra manovra. Candreva si allarga sull'esterno, Gagliardini, palla dentro per Perisic, Candreva, Perisic, João Mario, fare l'ala. Poi ancora all'indietro per il cross di Candreva, svirgola male questa volta il pallone Bonni, chiede scusa ai suoi, corner per loro, è il secondo calcio d'angolo per i nostri avversari, uno battuto dalla Juve. Ci avviciniamo al minuto numero 18 del match, sempre bloccato sulla parità. Mucchio in area di rigore, attenzione, prova ad accorciare per venire a prendere il pallone Brozovic, non lo serve João Mario che preferisce il cross giustamente dentro l'area di rigore, poi Lichtsteiner, pericolo con palla alta sopra la traversa nella conclusione di Gagliardini, 18 e 10 secondi sul tabellone. Vediamo le classiche lotte all'interno dell'area di rigore dove non è successo niente mentre Buffon ha rimesso in gioco il pallone. Bonucci per Lichtsteiner, Bonucci, Higuain, Higuain subisce fallo da due, l'arbitro non fischia, Higuain si arrabbia un po', va in avanti ancora la Juve con Dybala, Dybala prova ad accentrare il gioco, Cuadrado, Cuadrado litiga con la palla e allora la perde. Devo stare attenti ragazzi, concentrati, fare le cose semplici, fallo laterale è nostro, loro sbagliano, dai, va Lichtsteiner a rimettere in gioco il pallone con le mani mentre Pioli dice qualcosa all'arbitro. Pjanic, Chiellini, Mandzukic, Alexandro, partiamo a metà campo da Chiellini, Bonucci vuol far girare il pallone, la Juve per fargli uscire, Cuadrado, Lichtsteiner, Cuadrado al centro, Chiellini è libero, se la appoggia, avanza piano Giorgio, cerca la verticale Mandzukic, Khedira, Khedira al limite dell'area, buona intuizione per Higuain, poi non riusciamo a sfondare dall'altra parte, Icardi lontano, esce dalla sua area di rigore Gigi, possesso palla tra i piedi del portiere più forte del mondo che scarica su Chiellini, Chiellini a testa alta, prova la palombella che però non riesce, palla sui tabelloni pubblicitari, fallo laterale contro la Juve,
Oriente. Rivediamo ancora la conclusione con il mancino di Gagliardini. L'Oriente non sono abituati a vedere un tiro sopra la traversa e allora provano ad esultare sbagliando nella circostanza. Fallo laterale per loro. Alessandro l'alza, che tira di testa, palla ancora alta, la mette giù meravigliosamente bene Paolino, che va giù, ha battuto ancora una volta, mentre cerca di attaccare l'area di rigore. Attenzione, Candreva già ammonito, lo sta facendo impazzire Dybala. Candreva già ammonito, interrompe la sua manovra e ovviamente Murillo si lamenta. Punizione per noi, dai ragazzi, dai, 20 e 30, siamo neanche a metà del primo tempo. Prendere in corsa Chiellini insieme a Bonucci da fuori area, poi movimento centrale di Higuain, palla larga, la mancano tutti e allora possiamo riattaccare dall'altra parte. Contro cross di Khedira, deviato, Lichtsteiner la mette in mezzo, pallone che si allarga, ancora Khedira che la mette giù, si alza la bandierina del signor Di Fiore, gioco fermo, punizione contro la Juve. Si lamenta Sami, che non è molto d'accordo. Va sul punto di battuta Handanovic, mentre Khedira dice qualcosa ancora all'arbitro. Vediamo nel replay la posizione irregolare avanzata, la palla però è andata a Khedira, che era in posizione regolarissima. Va a battere la calcio di punizione Handanovic, manda su tutta la squadra il portiere sloveno e cerca la lunga gittata. Anticipato Bonucci, poi Cardi la mette giù per João Mario, occhio all'uomo libero dall'altra parte, mamma, João Mario tenta il tiro con Buffon preso in contropiede, palla fuori di poco e c'è una palla gol anche per loro. Piccolo attimo di disattenzione, eravamo lì in tre, ne abbiamo lasciati liberi due, due opzioni, ha scelto la seconda João Mario. Buffon respira con tutte le guance a disposizione perché se l'è vista brutta, palla fuori veramente di poco. Minuto numero 22, la Juve ancora ferma sullo 0-0, va a rilancio con Buffon. Alessandro addirittura anticipa Mandžukić. Dobbiamo dargli coraggio, dai ragazzi, manovriamo la partita. Si allarga a sinistra ad Ambrosio, il pallone prima passa da Brozovic. João Mario tra le linee, recuperato da Mandžukić e Khedira. Khedira gli sradica il pallone, poi Dybala. Possiamo ripartire, Mandžukić. Attaccato subito però da Brozovic. Alessandro, punta il sinistro Alessandro, palla troppo larga ma Higuain la rincorre uguale con grande generosità e costringe al rilancio, malandato Handanovic. Chiellini la schiaccia di testa, Dybala non ci arriva, poi ancora la Juve con un fallo involontario ma prende il giallo, attenzione, prende il giallo Pjanic. Fallo forse involontario sulla corsa da parte di Pjanic, che non è riuscito a frenarsi, ha trovato l'uomo, punizione per loro e cartellino giallo per Miralem Pjanic al minuto numero 23. Un ammonito per parte, Pjanic per noi, Candreva per loro, punizione già battuta. Va a ripiegare la Juve, Icardi questa volta se la deve vedere con Bonucci, che per non correre pericoli appoggia il pallone in fallo laterale, poi va a riprendersi posizione nella centrodestra della nostra linea 4. João Mario dà delle indicazioni a Candreva, Andreva lascia il compito della battuta a Murillo. Dybala, Khedira, Gagliardini, Alessandro, un po' di confusione, esce con la testa Pjanic, poi direzione di João Mario, rovesciata di Alessandro, fallo laterale contro la Juve, va a mettere in campo il pallone Candreva. Gagliardini, ancora Candreva, palla deviata da Mario, João Mario, attenzione largo, dall'altra parte c'è D'Ambrosio, palla però arretrata per i nostri avversari con Murillo, che la alza per João Mario, di testa Chiellini appoggia in fallo laterale. Partita nella zona nevralgica del campo, equilibrata per quanto riguarda le occasioni, 2-1 per noi, le nostre più pericolose però, traversa gran parata del portiere. Attenzione dall'altra parte D'Ambrosio, Cuadrado lo fa sfilare, il campo è finito, gli amici se ne vanno e D'Ambrosio osserva Buffon rimettere in gioco il pallone. La metà del primo tempo se n'è andata via, Buffon aspetta perché ha gli avanti avversari vicino alla linea dell'area di rigore e allora chiama lo schema con la palla lunga. Il rilancio di Gigi,
Mandzukic all'indietro, uomo a terra, Pizzoli si avvicina, guarda Gagliardini, chiede e si sincera delle sue condizioni, vediamo il replay, stacco testa contro testa tra Mario e Gagliardini e allora giustamente, come si fa in questi casi, l'arbitro dal regolamento interrompe il gioco. Gagliardini comunque si è già rialzato, la Juve rimette in campo il pallone e lo concede sportivamente dall'altra parte. D'Ambrosio va ad inseguirlo, Cuadrado, tackle di Juan, pallone però uscito, segnalazione dell'assistente di linea Di Fiore, fallo laterale che va a battere lo stesso D'Ambrosio, inizia ad urlare Allegri dalla sua area tecnica, indicazioni. Miranda va ad attaccarlo Paolino, allora retrocede nella sua metà campo Medel, Gagliardini, Candreva, palla lunga per Icardi, può uscire con grande calma Buffon e accovacciarsi per accogliere la pallone, la sua migliore amico, poi con le mani ad agevolare la ripartenza di Lichtsteiner. Cuadrado, Pjanic, Dybala, molto bene a dare aria alla manovra dall'altra parte per Alexandro, al centro Higuain, si allarga a sinistra Mandzukic, dall'altra parte Cuadrado, il pallone per Mario, guarda l'area di rigore due volte, poi in posta, questa volta la palla non arriva fino da Cuadrado. João Mario, un po' di imprecisione nei passaggi ragazzi, dobbiamo registrare il tiro, che dirà Alexandro da solo, allora deve girarsi, poi bene dall'altra parte c'è Cuadrado, sovrapposizione istantanea di Lichtsteiner, Cuadrado si avvicina all'area, la guarda, poi il tiro improvviso tipo Lione, anche se era più lontano, palla sopra la traversa, palla direttamente nel settore sud, 26-37, altro tentativo della Juve con la conclusione di Juan Guillerme Cuadrado. Rimette in gioco adesso dall'altra parte Handanovic. Icardi lotta con Bonucci, poi arriva come un treno Lichtsteiner, fischia il signor Rizzoli, calcio di punizione contro di noi. Icardi e Bonucci sono ancora a terra. L'arbitro va a rassicurare Icardi, però la mente là anche in questa circostanza, ricordiamo gli ammoniti, uno per noi Pjanic, uno per loro Candreva che poi ha rischiato, dall'altra parte ancora su Dybala, Miranda, D'Ambrosio prova ad allargarsi, Brozovic, attenzione a Perisic fino sul fondo, il dribbling due volte tentato, poi palla alta in mezzo all'area di rigore, Gagliardini colpo di testa tra le braccia di Buffon. Attenzione però ragazzi, abbiamo lasciato ancora Gagliardini libero di andare a concludere nell'area piccola, non è finita, take di Mario Vincente, Alexandro con calma, Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Cuadrado, stecca da dietro di D'Ambrosio, semplice calcio di punizione dice il signor Rizzoli. Questa è di quelle intimidatorie che fanno male. Va a battere la punizione Pjanic. Dall'altra parte c'è libero Chiellini. Chiedira, Bonucci, Lichtsteiner. Prova ad accocciare Higuain, palla per Gonzalo. Spinto da dietro. Fallo, ancora una volta da parte di Miranda, lo vede e lo sanziona Rizzoli, 45 anni per l'architetto bolognese, calcio di punizione per la Juve che quest'anno ha arbitrato molto male a San Siro Milan-Juve. Pjanic, Chiellini, Alexandro, vediamo se riesce a puntare Alexandro, Alex va via, Sandro fino in fondo, poi la mette bene per Higuain, la palla di controbalzo fuori di un metro alla sinistra di Handanovic. Ecco che rivediamo l'azione solitaria sulla corsia di Alexandro che la mette bene in mezzo, poi Higuain non riesce a dare potenza e precisione al pallone che va fuori. Ale la Juve, ale, dai! 29-37, il rilancio di Handanovic. Cuadrado lascia che il pallone termini fuori, si accontenta della rimessa laterale Juan,
con le mani Lichtsteiner per Dybala. Dybala non si capisce più con Lichtsteiner che avanzava, Dybala gli ha data dietro. Regaliamo a loro una rimessa in gioco con le mani d'attacco. Perisic all'indietro per Miranda. Brozovic. Murillo. Candreva. Brozovic. Medel. Gagliardini. Ancora Brozovic. Palla improvvisamente in mezzo, deve uscire Gigi, lo fa. Si china per prendere il pallone, poi velocizza subito per Chiellini. Mandzukic. Chiellini. Alessandro per Buffon. Chiellini, presenza numero 422 stasera per Giorgio. 12 stagioni con la maglia bianconera. Prova ad avanzare, poi bene di prima la Juve, 3 contro 3 dall'altra parte, attenzione, Khedira allunga al centro dell'area, c'è Higuain, Khedira fino in fondo, vuole metterla in mezzo, bene, palla deviata. Altra azione che poteva diventare pericolosa, invece è sfumata, poi Chiellini sbatte addosso alla rincorsa arretrata di Paolo Dybala. Lichtsteiner. Buffon. Lichtsteiner. Higuain con il petto, poi esce dalla sua linea Bonucci. Ripartiamo da Khedira. Khedira passa la mediana, Mandzukic ancora per Sami, Pjanic si allarga a destra, Cuadrado, palla deviata che non può arrivare al colombiano. João Mario. Perisic cerca e riesce a trottare via il pallone Pjanic, poi ancora Pjanic dopo Dybala. Fa viaggiare lungo Cuadrado e Šandanović. Niente da fare, palla troppo profonda. Non riusciamo a servirci sui piedi, la diamo sempre o lunga o larga. Dai ragazzi, Perisic. D'Ambrosio. D'Ambrosio vuole sfondare, Cuadrado accompagna il pallone fino in fondo. Lichtsteiner vuole la rimessa in gioco di Buffon, loro vogliono il calcio d'angolo. Rizzoli dà la rimessa a Buffon, loro lo mandano a quel paese. Arbitro! Ti ha già mandato al paese 3 volte, ma gli dai la schiena. Perisic ti ha mandato a quel paese 3 volte e gli hai dato la schiena. Chiellini. Ora Chiellini che allunga su João Mario, poi per Higuain. Higuain 1 contro 1, la chiusura di Miranda. Gagliardini, occhio Cardi, si allarga per stoppare il pallone, stop a seguire. Bonucci, Icardi contro Bonucci, stretto all'indietro da Bonni. D'Ambrosio. Brozovic. Perisic davanti, Cuadrado per metterla in mezzo, doppia finta, ecco che parte la traversone, Chiellini la fa sbattere volontariamente addosso a Lichtsteiner, altro corner che abbiamo regalato, uno per noi, 3 per loro. Buffon e Bonucci si spiegano. Chiellini va a marcare Icardi. Siamo 7 nella nostra area, loro sono 5. Lichtsteiner sulle tracce di D'Ambrosio. Occhio ai movimenti, palla in mezzo, João Mario. La finta fa saltare Alessandro, pericolosa ancora in mezzo, la Juve riesce a ribattere, ma c'è il braccio alto dell'arbitro perché la segnalazione dall'altra parte di Magnanelli concede il pallone alla Juve. 33 minuti. 50 secondi di gioco, sempre 0-0 allo stadio. Bonucci per Buffon. Bonucci. Palla centrale per Higuain. Higuain questa volta si gira bene e poi apre a sinistra per Alessandro. Mandzukic. Khedira. Alza il pallone per Bonucci. A destra Lichtsteiner. Lichtsteiner cerca il fallo laterale, deviazione, Bonucci. Lichtsteiner cerca il fallo, non lo trova. Stiamo perdendo troppi palloni ragazzi, dai. Scivola Khedira. Brozovic. D'Ambrosio. Perisic, D'Ambrosio. Palla lunga, questa volta sono loro a non intendersi bene. E allora approfittiamo, ci guadagniamo una rimessa dal fondo.
Gianluigi Buffon la mette giù, vuole ripartire basso, non trova il compagno libero, a destra c'è Bonucci, non si fida Gigi, dice a Bonucci hai Icardi nei pressi, la butto lunga e lo fa. Mandzukic subisce un fallo, si va avanti per il vantaggio, dice l'arbitro. In piedi ragazzi, dai. Cuadrado. Cuadrado prova ad accelerare, poi si ferma, una tre davanti. Pjanic. Pjanic, l'assist lungo per Higuain. Higuain! Ha pensato il tiro, non ha trovato più la palla che è schizzata via viscida tra le braccia di Handanovic. D'Ambrosio. Lichtsteiner. Dybala. Ambrosio, Brozovic, João Mario, attenzione, hanno campo a destra dall'altra parte con Candreva, farà prenderselo Alexandro, palla che sbatte sul corpo del giocatore brasiliano, altro corner, noi ne abbiamo battuto uno, loro quattro con questo. Le indicazioni alla sua linea difensiva Buffon. Attenzione che l'hanno già battuto, un attimo di disattenzione, palla in mezzo, riusciamo a liberare, non è finita, João Mario la può rimettere dall'altra parte, Buffon riesce a smanacciare la palla che resta in area di rigore, attenzione che vogliono subito il rigore, vogliono il rigore, attenzione, attenzione, colpo di testa da parte di Perisic con Buffon che allontana, semplice calcio d'angolo. Intervento sul pallone a spingerlo fino sul fondo, ma qua abbiamo rischiato veramente grosso al minuto numero 36. Quinto corner che subiamo. Palla altissima, fino dall'altra parte, ancora un fischio da parte di Rizzoli, questa volta palla alla Juve. Abbiamo veramente rischiato grosso, ragazzi concentriamoci. Mette giù il pallone Buffon, lo stadium annusa un po' di sofferenza e allora prova a supportare la squadra. Buffon li fa allontanare tutti per rilanciare lungo. Parla sulla linea di metà campo, salta in alto con Gagliardini e Mandzukic. L'ultimo tocco è di Gagliardini, dice l'assistente di linea Magnanelli, fallo laterale per la Juve. All'indietro per Chiellini. Pjanic, Chiellini, Dybala fa proseguire bene di prima intenzione per Lichtsteiner. Cuadrado, Cuadrado la mette in mezzo, arriva dall'altra parte Mario di testa, oh! Palla fuori come era capitato prima, ancora di un metro, cambia il nostro attaccante ma non la direzione della palla, grande intuizione di Cuadrado, taglio esterno ad accentrarsi in area di Mario, colpo di testa di prima intenzione fuori. Bella partita comunque, 38-03, sempre 0-0. Cuadrado addirittura a centrocampo a sfiorarla, poi a ribatterla Lichtsteiner. D'Ambrosio. Attenzione al movimento al centro di Icardi, viaggia sulla corsia di sinistra, Perisic la mette in mezzo per Icardi con Buffon che la guarda sfilare sul fondo. Occasione da una parte e occasione dall'altra. 38-39, stavolta la subiamo noi. Così non va, dice Allegri, che va a consultarsi con Landucci. Attenzione, va a rimettere in gioco il pallone Buffon. Icardi ha segnato 7 gol nelle ultime 8 gare alla Juventus, sarebbe anche ora di finirla. Palla verso Higuain anticipato. Bonucci. Pjanic. Lichtsteiner. Lichtsteiner se la allunga bene questa volta, deve crossare, lo fa all'indietro, la palla resta al limite, non riusciamo a prendere. Attenzione dall'altra parte João Mario, allora va subito a recuperare Pjanic, rincula anche Dybala, João Mario. Sulla posizione esterna di D'Ambrosio, palla per il numero 33, mira l'area di rigore, dall'altra parte Alexandro, Cuadrado ha il problema di girarsi però lo fa bene appoggiando a Lichtsteiner, poi Lichtsteiner sulla verticale per Higuain,
Higuain, attenzione, ciampa Miranda, no, c'è il fallo di Higuain, dice l'arbitro. Si arrabbia Gonzalo. Calcio di punizione per loro già battuto. João Mario. Perisic. Ancora per João Mario, chiude tutti i varchi Bonucci che poi rinvia. Dybala. D'Ambrosio si prende la fallo laterale, l'ultimo tocco è di Paolo. Meno di 5 minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo. Gagliardini. Palla intuita da Mandzukic, poi raddoppiato, fallo pericoloso. Attenzione! Attenzione, fallo pericoloso da parte di Gagliardini. Tutti vicino all'arbitro. Mandzukic rimane a terra. Questa scena l'abbiamo già vista in un'altra partita. Rizzoli prende tempo, non decide quello che doveva decidere e va semplicemente a redarguire il giocatore che è entrato così sulla gamba di Mandzukic. Neanche un giallo. Va a battere la punizione Bonucci. Chiellini. Chedira. Ancora Chiellini. Buffon. Pressing di Icardi, si libera del pallone Gigi per Bonucci che fa proseguire per Lichtsteiner. Lichtsteiner sterza giustamente perché aspetta di farsi passare dietro Perisic, poi Bonucci. Cambia per Chiellini. Si appoggia con il testone Giorgio. Dice la luce, che dire, il passaggio per Sami. Ancora Chiellini, scambiano i due. Chiellini si porta leggermente in avanti, poi Mario, la data di prima, Higuain dall'altra parte, Mandzukic prova il dribbling, limite da rigore, ce l'ha sul mancino, poi guarda bene Alexandro, siamo 5 in area, attenzione, Alexandro doppio passo, sterza, destro all'indietro che non è il suo piede, ma poi insiste e la riprende, ancora Juve, lì c'è un fallo, fa proseguire l'arbitro, no, poi fischia il calcio di punizione mentre Mandzukic mette in gol, ma il gioco era fermo, Mandzukic voleva il vantaggio, Rizzoli non gliel'ha dato, calcio di punizione per noi. Sulla tre quarti di sinistra, vicino all'incrocio delle linee, qua ancora una volta Gagliardini, è la terza volta che Gagliardini fa un fallo da giallo e non è mai stato ammonito. Calcio di punizione sulla centro-sinistra del campo, incrocio delle righe che fanno entrare dentro, mentre qua rivediamo il cartellino giallo che l'arbitro ha tirato fuori in ritardo. Probabilmente a Medel, sì, cartellino giallo per Medel. Secondo ammonito dopo Candreva per loro, Medel, mentre sta per finire il primo tempo, ancora 2 minuti. Allora, vediamo un po', Chedira e Bonucci e Mandzukic oltre la linea. Chiellini largo sotto la nostra postazione, Higuain vicino al dischetto del rigore, Cuadrado aspetta al limite dell'area di rigore. Paolo Dybala e Pjanic confabulano, Handanovic fissa la barriera a 3 come il suo modulo difensivo di stasera, attenzione, Paolino si allontana, Pjanic prende la rincorsa e prende anche la mira, prende la mira, le mette in porta ancora i legni, calcio d'angolo sulla parata di Handanovic che mi è sembrato sbattere contro i pali, rivediamo. Eh sì, deviazione di Handanovic che porta il pallone fino sulla traversa, altra traversa della Juve stasera, sono 2. Va a battere il secondo corner, ancora una volta Pjanic, movimento di Chiellini da girare, il pallone è lì, prova a staccare Giorgio, palla ribattuta, Cuadrado, una sette, gol, la Juve in gol, con Juan Cuadrado, pulge la Vespa e ti fa tantissimo male, Juan Cuadrado,
sotto l'incrocio, 1-0 Juve. A 10 secondi dalla fine del primo tempo, golasso di Juan Cuadrado, come ama dire lui ballando quando fa le sue telecronache dei gol. Golasso di Juan Cuadrado, esplode lo stadio, anche voi da casa saltate sui divani. Dopo il gol di Lione, gol in campionato per Cuadrado, 7 gol con la maglia della Juve alla sua presenza numero 62. E allora partita sbloccata con la giocata di un singolo stasera, quella di Juan Cuadrado. Alla quinta palla gol, finalmente abbiamo trasformato. Il gioco prosegue, Dybala vuole un fallo con il braccio, un minuto di recupero, mancano pochi secondi, meno di 15. D'Ambrosio rimette in gioco con le mani. Attenzione, la palla in mezzo, lì non ci possono arrivare, Chiellini si sposta. Voce allo stadium. Rimette in gioco il pallone Gigi e poi sarà fine del primo tempo. Non c'è più tempo, arriva uno, arriva due. Il duplice fischio del signor Rizzoli manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi. Juventus avanti per 1-0, il gol dell'inquadrato Juan Guilherme Cuadrado è tutto. Ci risentiamo per i secondi 45 minuti di gioco del match. Si ricorda pertanto che è vietato introdurre e utilizzare all'interno dello stadio materiale pirotecnico di qualsiasi genere. Il primo pallone lo andiamo a battere noi, attacchiamo sotto il settore nord, difendiamo sotto la sud. Rizzoli, fischietto in bocca, un paio di ammonizioni che si è perso nel primo tempo, partiti fino alla fine, forza Juve, gol, dai ragazzi. Il primo pallone lo mette basso Bonucci, che dirà? Pjanic allarga per Mandzukic, Mandzukic appoggia dietro per Alexandro che la tiene in campo, che dirà? Mandzukic, Dybala, attenzione, la sponda per Khedira, dentro Higuain, Gonzalo vede la porta ma non trova più il pallone, gliel'ha spostato Medella subito dopo 30 secondi, una buona palla per la Juve con Higuain, anticipato di un soffio. E Magnami in avanti con il fallo laterale, movimento da parte di Dybala, palla per Higuain che fa proseguire Cuadrado, Cuadrado l'alza con l'attacco raddoppiato, forse un fallo di mano, attenzione, lo chiedono i nostri che erano vicini, soprattutto Gonzalo con Cuadrado. Dall'altra parte la mette giù al volo Chiellini. Pjanic, Mandzukic, lotta, poi palla però ai nostri avversari. Fallo, fischia l'arbitro, calcio di punizione contro a Mandzukic che prende il cartellino giallo. Mandzukic dice ho preso il pallone pieno. Dopo Pjanic giallo anche a Mandzukic. Vediamo il replay regia. È andato alla ricerca del pallone, da qua si capisce poco. Mentre questo è forse il fallo di mano di Medel, che tra l'altro era dentro l'area di rigore. Attenzione. 46-20, Juve avanti 1-0 con il gol di Cuadrado allo scadere del primo tempo. Alexandro. Palla ribattuta da Candreva, poi l'appoggia giù di testa Bonucci. Chiellini deve spazzare, lo fa lungo per Dybala, troppo lungo. Però la chiusura di Medel, Murillo va via a Mandzukic, o almeno ci prova, campo finito, si alza la bandierina del signor Di Fiore, fallo laterale per noi. Alexandro, cambio di gioco, Lichtsteiner non riesce a saltare fino là, e allora concediamo a loro un'altra manovra offensiva con Brozovic, che sbaglia però e ci restituisce il favore. Squadre che sono rientrate dagli spogliatoi con qualche incertezza di troppo. Lichtsteiner con le mani all'indietro. Bonucci, sbaglia anche Bonni. Di testa appoggia Medel. Poi all'indietro fino da Handanovic. Allarga il gioco Handanovic, non riesce a mirare giusto il compagno che era D'Ambrosio. Fallo laterale già battuto dai nostri, Lichtsteiner. Pjanic, Cuadrado, Dybala, tutto di prima, deviazione, fallo laterale ancora per la Juve che rimane in attacco. Chiellini,
verticalizza per Higuain, chiuso dall'altra parte, deve recuperare Giorgio, siamo 3 contro 2, Chiellini appoggia bene per il più vicino che è Alessandro, raddoppiato Alessandro, verticalizza per Mario, Mario prova a vincere il contrasto, non ce la fa con Murillo, attenzione, sono già dall'altra parte, va a chiudere Chiellini, l'ultimo tocco è di Giorgio, fallo laterale, applausi per lui, Candreva la rimette in gioco, poi arriva velocissimo da dietro Mandzukic, Chiellini, ancora Mandzukic, Chiellini su Gagliardini, poi Dybala, fischia Rizzoli, fallo per noi, attenzione, rimane a terra Mario che ha preso un colpo al volto, Chiellini si lamenta con l'arbitro, rivediamo. Gagliardini salta con il gomito un po' largo, Gagliardini è stato graziato 2 volte nel primo tempo, questa è un'altra, va a battere la punizione Buffon, c'era lui Chiellini, palla per Giorgio, Higuain, ah, sbaglia Higuain il passaggio, prova a recuperare, ci riesce Lichtsteiner, aveva fischiato però Rizzoli, calcio di punizione per la Juventus, che dirà, finge di andare a destra, finta anche a sinistra, poi all'indietro per Chiellini, mentre come sempre le nostre hostess bellissime e precise ci dicono incasso record di Serie A, siamo 41.408, l'incasso è di 2 235 138,00, Cuadrado, Lichtsteiner, ancora Cuadrado, Pjanic, allarga il gioco per Lichtsteiner, poi va in sovrapposizione Pjanic, si accentra Lichtsteiner, non ha visto arrivare Khedira, Pjanic, gioco di gambe di Pjanic, Dybala, l'appoggia per Cuadrado, finta di traversone dalla parte di Juan che poi va dall'altra parte al centro da Chiellini con qualche rischio, Mandzukic, vede bene Khedira, limite, Khedira carica a sinistro, deviazione in calcio d'angolo, parte di Medel, corner per la Juve numero 3 contro i 5 battuti dai nostri avversari, forza Juve, facci un gol, si alza il coro dallo stadio, va a battere Dybala, attenzione siamo 6 in area, Dybala la mette al centro, topo al centro, allora Candreva ribatte, Cuadrado prova a vincere il contrasto di testa, poi la alza molto alta, posizione regolare di Mario che prende posizione, fischia Rizzoli il calcio di punizione sulla presa di posizione di Marion. ...50 e 36 sul tabellone, Juve avanti di un gol, 1-0, mentre rivediamo lo scontro ravvicinato tra Medel e Mandzukic. Perisic sbaglia tutto, fallo laterale per noi, molti errori comunque in questa partita che è combattuta con estremo agonismo. Bonucci, Buffon, Chiellini, Khedira appoggia all'indietro per Buffon, Bonucci, Lichtsteiner, si è fermato Cuadrado, palla lasciata dall'altra parte dai nostri, poi il pressing di Higuain però solitario, allarga le braccia Gonzalo, ragazzi dobbiamo farlo insieme il pressing, dai Murillo, attacco di Alessandro, poi rimpallo sfortunato addosso a Mandzukic, fallo laterale per loro, va a rimettere in gioco il pallone Candreva che poi però lascia a Murillo, Medel, Brozovic, Candreva, Murillo, Brozovic, Medel prova ad attaccare lo spazio in verticale, Icardi, palla per Joao Mario, grande intuizione di Bonucci che allontana, ancora loro in metà campo, loro sono 3 da soli, Brozovic, Khedira, Mandzukic, Alessandro, Dybala, Mandzukic la mette al centro per Higuain, Higuain bene dietro per Bonucci, grandi applausi per Gonzalo, tatticamente ineccepibile, Lichtsteiner, Cuadrado, Cuadrado taglia tutta l'area di rigore, dall'altra parte corre, la va a conquistare Mario, vicino al corner, si alza al settore nord, Alessandro, ci sono i Higuain in area, Alessandro temporeggia, Dybala, Pjanic, Lichtsteiner,
Parte la cross sul fondo, addirittura in esterno, fallo laterale. Chiede scusa ai suoi compagni d'area di rigore Stefan, sbagliato completamente l'appoggio dentro l'area. 53 minuti, 7 secondi, dai Juve, non mollare mai, canta lo stadium. Tutti in posizione, Chiellini, forse un fallo con la mano, l'arbitro fa proseguire. Chedira, Cuadrado, Cuadrado per Gonzalo, Gonzalo serve benissimo, davanti alla porta Pjanic il destro, Handanovic, Miralem, si è divorato il raddoppio bianconero. Assist perfetto di Gonzalo per Pjanic che cerca il palo lungo, il primo però, quello dove può distendersi Handanovic e metterla in calcio d'angolo, palla gol per noi. Corner numero 4 per la Juve, secondo della ripresa, tutti in area, dai ragazzi. Attenzione, lotta Bonucci, palla che voleva essere lì, deviata. Poi ancora la Juve con Cuadrado, la finta, due finte meravigliose di Juan, che è inserata, ispiratissimo. Pjanic, Cuadrado, cross di prima, dentro l'area, salta Mandzukic, palla verso Gonzalo, dall'altra parte. Chiusura ancora, doppia mandata dei nostri avversari, allora recupera il pallone Khedira. Applausi del pubblico, Juve lì. Chiellini, Chiellini apre male questa volta, Pjanic ha una seconda chance. Cuadrado, la Juve comunque fa la partita, Cuadrado, Cuadrado vuole ubriacare di finta D'Ambrosio, poi la mette bene dall'altra parte dove c'è Gonzalo che tiene in campo il pallone, bene Higuain. C'è Mandzukic in area, da solo, no, palla fuori, il campo è finito, dice Guardalini e Magnanelli. Aveva proseguito la manovra Gonzalo, ecco che rivediamo, boh. Minuto numero 55 dell'incontro, Juve avanti 1-0 grazie al gol di Cuadrado. Va al rilancio Handanovic, palla centrale. Fa sfilare la Juve con Pjanic, poi la riconquista Gagliardini. Brozovic, Cuadrado, metterla in fallo laterale e a impedire l'attacco a Perisic, poi con le mani la vuole rimettere in campo. Il croato deve arretrare, dice l'arbitro. Aveva guadagnato qualche metro, Brozovic. Gagliardini, tra poco Pioli effettuerà addirittura un doppio cambio. Sono pronti Eder e Condobbia. Candreva, Medel, Brozovic, Steiner, Steiner può far ripartire i nostri, non perderla lì, Stefan dai, João Mario, Candreva, Murillo all'indietro per Candreva, Medel, Miranda, tutta la Juve nella metà campo ad attendere una mossa dell'avversario, Gagliardini, Brozovic, João Mario, l'allunga momentaneamente Mandzukic, Candreva, Brozovic, Miranda, D'Ambrosio, ancora dietro per Miranda, Brozovic, davanti Dybala, Dybala prova a disturbare, Candreva, Candreva la mette in mezzo, Chiellini la mette male sul sinistro, ribattuto di Murillo col pallone che termina sul fondo, calcio d'angolo per loro, il sesto. Vediamo se Pioli effettuerà adesso la sostituzione, sì. Fuori con il numero 77 Brozovic, dentro con il numero 7 Condobbia. Cambia il centrocampo Pioli e poi fuori Candreva,
col numero 87 dentro Eder con il numero 23, quindi più offensivo Eder vicino ad Icardi, due punte vere. Allegri osserva e pensa. L'arbitro fischia, occhio al corner, João Mario la mette alta! Nella nostra area piccola prende una botta, forse la schiena, Giorgio che rimane a terra, attenzione. Un attimo di silenzio, di preoccupazione allo stadium. Chiellini rassicura però. Ha preso una botta ma leggera, è già in piedi Giorgio, ci vuole altro per fermarlo. Un altro corner per loro. Diventano 7, ancora João Mario, sempre lì, la mette! Mandzukic non l'ha trovata, la palla era altissima, poi colpo di testa di Gagliardini che se la prende con il terreno, ma dovrebbe prendersela con se stesso perché ha saltato, ma da fermo, la posizione era ottima, è indirizzato altissimo. L'ex giocatore dell'Atalanta è arrivato a gennaio, attenzione dall'altra parte. Fallo su Lichtsteiner, dice di no l'arbitro, si prosegue. Zoppica ma recupera la posizione Stefan. Andanovic. Miranda. Esce bene dalla pressing Medel. Ancora il cileno per Miranda. Cuadrado l'aveva intuita, la linea di passaggio. Non è riuscito a prenderla ma si guadagna un fallo laterale, one. Ci avviciniamo all'ora di gioco, la Juve avanti per 1-0 grazie proprio al gol della Vespa, Juan Guillerme Cuadrado. Va a battere la rimessa a Lichtsteiner. Cuadrado, Lichtsteiner, Medel dall'altra parte, Andanovic, va in pressing Higuain, Andanovic parte basso per Condogbia. Medel, Miranda, ancora Andanovic, palla lunga del portiere con la maglia numero 1, João Mario, dobbiamo recuperare leggermente scoperti, arriva velocissimo Cuadrado, attenzione a Deder, sono in due nella nostra area di rigore, Gagliardini che ha il tiro dalla distanza, lo finta, dall'altra parte Perisic, Perisic sul mancino, riesce la Juventus con Dybala, fallo su Paolo che usciva, palla al piede e hanno il coraggio di lamentarsi, 60 minuti 32 secondi, fallo evidente sul raddoppio da parte di Miranda, calcio di punizione per noi. Allegri parlotta con Landucci a bordo campo, vediamo se il mister opererà qualche scelta, al momento comunque siamo avanti e la partita la stiamo facendo con le nostre caratteristiche, abbiamo avuto ancora la palla per andare in gol nel secondo tempo, attenzione che ne porta via una bellissima Dybala, Dybala, Higuain già al centro, Dybala, Dybala la mette lì per Gonzalo, niente da fare, poi ancora Dybala, fallo dell'argentino dice l'arbitro, calcio di punizione contro la Juventus. Allegri stizzito. In effetti potevamo gestire meglio alcune situazioni, soprattutto quando si va via in contropiede. Attenzione adesso a Gagliardini. Bisogna ripetere però, il gioco viene fermato nuovamente da Rizzoli, ribatte la punizione Andanovic. Murillo con Dobbia. Medel. Scatto di João Mario che non viene servito, Perisic all'indietro, Murillo, Chiellini allontana di testa, bene Dybala, Dybala, Dybala si accentra, Dybala è seguito da due, scarica all'indietro per Pjanic, Cuadrado, c'è già largo davanti Lichtsteiner, Cuadrado aspetta, Pjanic, Chiellini, Bonucci, Pjanic, Dybala, Lichtsteiner, ancora Dybala, prova a cambiare gioco, Khedira di testa rischia, Chiellini allontana, Cuadrado sotto di testa, poi scivola Khedira, prova a recuperare Chiellini con il destro, dall'altra parte Alessandro, un po' di confusione, mettere ordine, dai ragazzi, Alessandro, Alessandro, Alessandro zigzagheggia poi dietro per Mandzukic, Khedira,
Khedira vuole vincere il rimpallo la seconda volta, forse c'è un contrasto falloso, si prosegue, Cuadrado, anche Cuadrado a terra, fischia Rizzoli, fallo di Cuadrado ai danni di Eder. Cuadrado sullo slancio va a sbattere addosso ad Eder, calcio di punizione contro di noi con Dogbia. D'Ambrosio, attenzione al dribbling su Cuadrado, arriva il giallo qua, calcio di punizione, cartellino giallo per Cuadrado, terzo ammonito della Juve dopo Pjanic e Mandzukic, giallo a Cuadrado. E qui la decisione dell'arbitro comunque è giusta. Attenzione alla punizione, mentre Allegri inizia a fare scaldare qualcuno, Piazza in particolar modo. Occhio ragazzi agli avversari dentro l'area, difesa della Juventus tutta in linea a cercare di stare molto alta. Buffon da due indicazioni verso Bonucci, parte la punizione, pericolo sotto porta, tentativo di mezza rovesciata, la palla rimane lì, buttarla via, via via bene, però via bene che siamo due di là, e Gonzalo stavolta perde un po' di tempo, attenzione, poi naturalmente Mario Mandzukic a risolvere la situazione, colpo di tacco però ribattuto, palla persa, ancora lì Khedira la butta il più lontano possibile, dove sono Dybala e Cuadrado, Dybala e Cuadrado 2 contro 1, Medel primo sul pallone di testa con Dogbia. Miranda, Miranda si va a prendere il fallo, calcio di punizione, altro cartellino stavolta Khedira, attenzione, quarto ammonito della Juve, Juve che è andata un po' in difficoltà nelle ultime due azioni, non ha pulito bene il pallone, si è fatta controattaccare e sulla seconda palla abbiamo sofferto. 65 minuti di gioco, sempre Juve avanti per 1-0. D'Ambrosio, cross di D'Ambrosio, siamo soli, molto bene, allarga le braccia a Buffon, la fa sfilare fino a fondo campo la Juventus con Mandzukic, mentre arriva Perisic e dice voglio mettere io il pallone lì per Buffon, Buffon ovviamente dice scelgo io dove battere la palla, tutti avanti. Il rilancio di Gigi, Mandzukic la sfiora, Dybala la stoppa, poi se la porta veloce in avanti Dybala, Dybala accelera, è veloce anche Medel in copertura, Medel a Dybala, palla ancora vicino alla bandiera del corner con Medel, lo attacca senza fallo Dybala, gliela sporca in fallo laterale, buon pressing da parte di Paulino, va a battere la rimessa in gioco Muriglio. Mandzukic, perde il contrasto la Juve, poi in scivolata Chiellini, l'appoggia in fallo laterale, entriamo nella fase calda del match, minuto numero 66, si combatte, si lotta e si gioca, dai ragazzi, con Dogbia, Muriglio, scivola Mario, attenzione a João Mario dall'altra parte, sfilare il pallone, Chiellini non molla un centimetro, ancora però João Mario, di nuovo Chiellini gliela strappa, Alessandro, Pjanic, Pjanic allunga per Gonzalo, attenzione a campo aperto, ma arriva velocissimo Medel, arriva più veloce di lui Gonzalo, la prende, fa salire la squadra Gonzalo, arriva Cuadrado a destra, al centro dall'altra parte c'è Khedira, Dybala, a sinistra c'è Pjanic, Dybala apre tutto per Mandzukic, Mandzukic dentro l'area, Mandzukic dietro per Pjanic, su, no, non c'è fallo qua, ha preso il pallone, attenzione, abbiamo lasciato un pallone rischiosissimo lì, ci prendiamo il contropiede, Icardi, Icardi punta Bonucci, Icardi al limite dell'area di rigore, guarda Buffon, destraccio alto di Icardi, 67 sul tabellone, rimaniamo avanti noi per 1-0. Applausi di Pioli ai suoi, urla di Allegri ai nostri, e adesso si va a consultare con Landucci, va a rimettere in gioco il pallone Buffon, tra poco un cambio per la Juve, vedremo cosa hanno deciso Allegri e Landucci a bordo campo, testa di Chiellini, Perisic, batti e ribatti, Pjanic,
con dolcezza, Dybala con giustezza, poi si deve spostare l'arbitro da lì e in mezzo ci fa perdere il pallone. Prova a recuperarlo, che dire, troppo distante da lui però. Handanovic si sta per togliere la tuta, Claudio Marchisio vuole più ordine in mezzo al campo, Allegri, evidente la sua scelta. Gagliardini con Doppia. João Mario, Perisic, Cuadrado, il tocco è suo, fallo laterale per loro, li mette in gioco il pallone Muriglio, João Mario, Higuain anticipato, Eder cerca l'1-2, ancora Eder, capisce tutto Alexandro che spinge lontano i nostri avversari che ricominciano da metà campo. Muriglio, fallo dall'altra parte, posizione anche irregolare di Perisic, fuori gioco direi abbastanza evidente, lo segnala il signor Di Fiore, punizione Juventus, minuto numero 69, punizione da ripetere, tra poco cambio per noi, è pronto a entrare Claudio Marchisio mentre Allegri sgrida leggermente Dybala che ha capito. Bisogna tenere bene le posizioni, dai ragazzi. Cambio Juve. Appena uscirà naturalmente il pallone, Bonucci di testa lo appoggia dietro per Buffon. Che poi riparte basso da Khedira. Attenzione ragazzi, dai! Buffon. Chiellini. Mandzukic. Mandzukic bene con la suola per Alessandro. Alessandro, numero brasiliano, fallo! E allora qui ci vuole il cartellino però, signor Rizzoli. Il pubblico lo sa, sei solo tu che non lo sai. 4 munite della Juve, 2 per i nostri avversari, graziati 3 volte. Cambio Juventus, fuori il giocatore che in questo momento ci tiene in vantaggio con il numero 7, Juan Cuadrado. Applausi per lui. Dentro con il numero 8, il principino Claudio Marchisio, che rientra in campo dopo un affaticamento muscolare che l'ha tenuto lontano negli ultimi match. Cambio naturalmente tattico anche da parte del mister. Marchisio si porta sulla linea dei centrocampisti insieme a Pjanic e a Khedira. Chiellini, Mandzukic, vuole un fallo Mario, non lo accontenta l'arbitro, Perisic, attenzione Icardi, dall'altra parte deve uscire Gigi, lo fa dall'area e poi appoggia per Lichtsteiner. Lichtsteiner lunga però, calma Stefan, perché Dybala era ritornato e allora lì davanti non c'è nessuno, stiamo buttando via troppe palle, con Doppia. Doppia sterza, arriva Higuain ancora con Doppia con l'esterno, dall'altra parte scala Mandzukic e la fa sua, Alessandro. Alessandro cerca il fendente, ribattuto in fallo laterale da Muriglio. Alessandro con le mani, Chiellini. Si gira Higuain però la palla è troppo lunga. All'indietro Handanovic. Ed Ella lascia lì il pallone. Poi Higuain. Higuain va via. L'appoggia dentro per Khedira. Anticipato da Condogbia dentro l'area. Peccato. Perisic. Pjanic prova a recuperare su João Mario. Favorisce l'intervento di Bonucci che perde il contrasto. Poi ancora Pjanic. Ne ha due addosso. Mandzukic. Alessandro, dobbiamo stare calmi perché loro non mollano e continuano a pressare dappertutto. Buffon. Buffon alza per Alessandro. Alessandro va a prendersi il fallo. Fa il furbo Icardi, lo sa, si ferma dopo, calcio di punizione per la Juve. Va sul punto di battuta Miralem Pjanic, la nostra tre quarti difensiva. Mentre qua rivediamo Medel con le cattive, aveva fermato Higuain.
ed è già ammonito tra l'altro, ci avviciniamo al minuto numero 73. Buffon per lanciare lungo, la zona di Mario. Mario prova a fare sfilare il pallone, lotta con Muriglio che ha la meglio, poi deviazione di Khedira, fallo laterale per i nostri avversari. Chiellini, che scontro ravvicinato con Gagliardini. Gagliardini rimane a terra, no, giallo a Chiellini, perché? Gagliardini è stato graziato 3 volte per lo stesso intervento dall'arbitro. Giorgio ha ammonito, quinto ammonito della Juventus. Gagliardini, Miranda con Dobbia, attenzione al movimento offensivo di Eder, con Dobbia prova a svariare dietro ad Icardi. Eder, Perisic con Dobbia, vuole metterla in mezzo, lo fa, esce la Juve con Dybala, attenzione c'è Higuain al centro. Dybala fa salire in velocità la squadra, c'è Marchisio, Marchisio scavalca la mediana, poi apre il gioco sulla sinistra, Khedira, Marchisio, ripartiamo da Alex Sandro, Pjanic, Dybala, Lichtsteiner, Dybala, Chiellini, Alessandro, Mandzukic, Mandzukic la difende bene, poi triplicato la perde, Perisic, Gagliardini con Dobbia, D'Ambrosio, attenzione prova a viaggiare in velocità, Eder, fallo laterale ancora per la squadra ospite con Dobbia. Gagliardini sulla tre quarti, Muriglio, si allarga Joao Mario, Icardi dentro l'area, Joao Mario, Muriglio, meno di un quarto d'ora alla fine della partita, Gagliardini con Dobbia, Miranda, Eder con Dobbia, Muriglio, Joao Mario, palla in mezzo, deviazione di Khedira, poi Mandzukic di testa, Higuain, Alessandro per Mandzukic, il servizio non è perfetto, fallo laterale che concediamo a Joao Mario. Gagliardini, ancora il numero 5 che posiziona dall'altra parte il pallone dove c'è Miranda, Eder molto lontano dall'area, ancora Miranda, Gagliardini prova ad attaccarlo, Higuain, Muriglio, palla in mezzo, questa volta ribatte Khedira, vediamo se stavolta sviluppiamo bene il contropiede, attenzione, 2 contro 4 ma siamo veloci, Dybala si accentra, Higuain gli porta via un uomo, Dybala prova a sfondare, giù, niente, si prosegue, allora dall'altra parte deve andare Mandzukic a prendere il fallo laterale. E l'arbitro adesso concede la punizione, mi sembra. Aspettato per vedere come era il vantaggio, come si sviluppava la manovra. Licciani e Bonucci gli stanno dicendo che se dà la punizione deve ammonire. È evidente questa cosa. Se qui dai la punizione con Dybala che sta sfondando contro Muriglio, ci vuole l'ammonizione. E invece, punizione semplice da parte della signora Rizzoli, minuto numero 77. Juve avanti 1-0 con il gol di Cuadrado a fine primo tempo. Pjanic, tra poco ci sarà un'altra sostituzione per noi, Chiellini, Alessandro, Chiellini allarga per Bonucci, seguito da Icardi, si libera del pallone bene centralmente per Dybala, Marchisio, Marchisio, Dybala, Dybala bene dentro per Higuain, Higuain destro, Danovic, palla violenta ma troppo sul portiere, buona opportunità per noi, non è finita, Bonucci l'alza, Lichtsteiner,
Marchisio, Lichtsteiner, tutti e due a terra, fa proseguire Rizzoli, attenzione ragazzi, attenzione, siamo un in meno dall'altra parte, Eder 3 contro 2, pericolo, Eder, limite dell'area, Eder, che dira, e poi Marchisio via sta palla, si va a prendere la punizione saggiamente Claudio Marchisio, però stiamo veramente rischiando troppo. La partita è accesa, siamo avanti di un gol, non dobbiamo rischiare così. Qui Gonzalo si è girato come solo lui sa fare, però Handanovic è riuscito a chiudere la porta. Minuto numero 78, altro cambio per loro, fuori col numero 6 João Mario, dentro con il numero 8 il 35enne Palacio. Tra poco cambio anche per la Juve, doppio cambio, palla in gioco nel frattempo, Gagliardini, Mandzukic, non intuisce Higuain, Miranda, João Mario, Gagliardini, prova a tagliare sull'esterno Palacio, il pallone per Murillo, spinge via di testa Chiellini, si è tolto la tuta Dani Alves, fischia l'arbitro, sostituzione per noi, fuori con il numero 26 Stefan Lichtsteiner, dentro con il numero 23 Dani Social Alves, che dopo il lungo stop per infortunio fa il suo ingresso in campo nuovamente nel 2017 per la prima volta, quando mancano 10 minuti e qualcosa alla fine, più recupero. Mentre Lichtsteiner uscendo va a chiarirsi con il mister, evidentemente per qualche situazione tattica non andata a buon fine. Gagliardini con Doppia, attenzione ai cardi, Gagliardini, Miranda, Medel, Gagliardini la mette in area dove c'è Palacio con la sponda di testa, riusciamo a portarla fuori? Dai adesso bisogna colpire, dai così, Higuain, recuperano però loro, sono molto attenti, Higuain vuole andare dentro a due, Rizzoli non dà il fallo, Gagliardini, Allegri ha fatto alzare dalla panchina a scaldarsi velocissimamente Daniele Rugani, Gagliardini, allora adesso hanno tre attaccanti dentro, Eder, Palacio, Icardi, entra in area Murillo, sinistro che si allarga e si alza e scivola dentro la sud, 81 e 15, mette in gioco il pallone Buffon, intona forza Juve lo stadium, dai palla larga di Gigi per Mandzukic che accentra il gioco verso Higuain di testa all'indietro, non ha nessuno, si stizzisce Gonzalo, Gagliardini, la Juve sul raddoppio porta via palla, Alessandro all'indietro per Buffon che la deve alzare, Marchisio di testa, che dirà? Mandzukic, Alessandro, Pjanic, Mandzukic, Alessandro, adesso la Juve prova a ragionare, Chiellini, che dirà? Marchisio, Higuain, ancora però palla persa dai nostri, Gagliardini, Murillo sbatte su Mandzukic, l'ultimo tocco è di Mario, fallo laterale per loro, lo va a battere Murillo, tra
poco, ultima sostituzione del mister, è pronto Lugani con Dogbia. Gagliardini, Murillo, occhio dall'altra parte Eder, cross lungo, esce la Juve dall'area, Higuain fa viaggiare Dybala accompagnato da Dani Alves, attenzione dall'altra parte a lunghe falcate Mandzukic, Dani Alves, ancora Dybala, taglio dentro di Higuain, Dani Alves, limite, Dani Alves giù, punizione, no, non ci dà la punizione, allora va in pressing Paolo Dybala che va a mettere fuori il pallone, fallo laterale. C'è chi resta e chi se ne va. La Juve avanti per 1-0, il gol è di Cuadrado. Cambio Juve. Fuori con il numero 21 Paulino Dybala. Dentro con il numero 24 Daniele, stile Juve Rugani. Applausi per Paolo, 6 minuti al termine della partita più recupero. Juve avanti, 1-0, Cuadrado. Dybala esce e si abbraccia al mister. Dai ragazzi, non è finita, forza, concentrazione massima, dai. Attacchiamoli, così, Lugani. Per Mario, di tacco, lascia il pallone, no, queste cose, attenzione al contrattacco, retrocede Chiellini, arriva veloce in raddoppio Khedira, Chiellini accompagna fuori dall'area di rigore, prende la palla, va giù, fallo di Perisic va a lamentarsi dall'addizionale Orsato, attenzione, che lo manda via, calcio di punizione per noi. Buffon guadagna qualche secondo, fa salire tutta la squadra e poi lancia. Pjanic, Murillo, con Dogbia gli porta via il pallone Gonzalo, uno, due tocchi, Gonzalo vuole sfondare, Gonzalo vede la porta, Gonzalo, mamma mia, il recupero di Miranda, aveva già visto la porta Gonzalo, corner Juve. Terzo corner del secondo tempo per noi. Va a battere Pjanic. Ancora da giocare. 4 minuti e 7 secondi più recupero. In area ci sono Khedira, Rugani, Mandzukic, Higuain. Pjanic appoggia bene la palla sulla lunetta, alza e allarga le braccia e lo schema centrale, vediamo. Bonucci fuori dall'area di rigore, Dani Alves si porta dentro anche lui, ecco la palla centrale, deviata da tutti, esce dall'altra parte. Khedira se la porta lunga su Gagliardini, testa! Grande miracolo distinto di Handanovic che impedisce il gol a Mandzukic, 86-30, altra palla gol per noi. Parata di puro istinto da parte di Handanovic, corner Juve. Dai ragazzi, chiudiamola, dai! Va a battere Pjanic il corner. Si avvicina a Marchisio. Pjanic lo manda via, vuole metterla in area. Parte la traversone, deviato. Fallo di Marchisio, dice l'arbitro, calcio di punizione. Meno di 3 al termine. Va a battere la piazzato Handanovic. Prova il pressing Dani Alves, fallo. Calcio di punizione che si è conquistato Perisic. D'Ambrosio, Gagliardini,
Gagliardini la mette lunga, troppo, molto bene per Eder, la palla rimbalza sul terreno dello stadio, determina sul fondo. Ancora Gigi che fa ripartire l'azione, due minuti alla fine. Rugani insieme a Bonucci e Chiellini a formare la difesa a tre, largo a destra Dani Alves, largo a sinistra Alexandro. Pjanic che tira Marchisio a centrocampo, Mandzukic a supporto di Higuain. Fallo laterale che subiamo. Mette in gioco il pallone Murillo per Condobbia, sbaglia e allora cambia il possesso del pallone. Rimessa laterale per noi. Alexandro. Parte sull'esterno, Mandzukic, Alexandro la butta letteralmente fuori da solo. Fallo laterale concesso nuovamente a loro. Ci scambiamo il fallo laterale. Poi buona copertura del pallone di Gonzalo. Gonzalo prova a metterla verticale, poi dall'altra parte Pjanic a lottare. Khedira con la punta del piede, con Dogbia, un minuto alla fine della partita. Perisic. Perisic inseguito da Dani Alves, è più veloce. Perisic, Buffon si accartoccia e la fa sua sotto la sud. Poi va a baciarsi Chiellini, si piglia i complimenti di Pjanic, meno di un minuto al termine, poi sarà solo recupero. Allegri non ci sta più dentro. Il pubblico resta con il fiato sospeso. Lunghissimo rilancio di Buffon. Arriva fino da Mandzukic, attenzione. Alexandro. Attenzione a queste cose, Pjanic. Bonucci, dall'altra parte è rimasto Dani Alves, c'è Higuain in area, Dani Alves, la chiede Higuain, Dani Alves, vuole la mano, dice di no all'arbitro, allora si prosegue, dall'altra parte Chiellini, di testa appoggia per Alexandro, che allunga per Pjanic, 4 minuti di recupero partiti ora. Calma predica Allegri, calma Dani Alves, Marchisio, Rugani per Buffon, Rugani. Dall'altra parte la va a prendere Medel. Gagliardini. D'Ambrosio che ha cambiato corsia. Mandzukic per Alexandro. Khedira. Alexandro si prende la fallo laterale con veemenza, sbatte il pallone su Condogbia. Dei 4 minuti ancora non è trascorso uno di recupero. Va a battere Chiellini. Mandzukic. Sovrastato di testa, però altro fallo laterale per la Juve. Allegri continua a urlare. Vuole più precisione dai suoi, le posizioni, la precisione nel passaggio. Soprattutto non buttare via palloni, che questo è essenziale nei minuti di recupero. Mandzukic di testa per Higuain. Higuain vede dall'altra parte, Dani Alves, Dani Alves, Dani Alves in area, guarda il destro e poi la porta ancora di Handanovic, viene salvata poi Higuain. La terra in area ma non c'è fallo, 91esimo e 37 di gioco. Marchisio prova a prendere il pallone, poi ancora dall'altra parte, colpo di testa di Rugani, attenzione, Palacio. Inseguito da Mandzukic che gliela sporca, Chiellini la lontana. Higuain fa sportellate col solito Medel, Higuain vuole un fallo, l'arbitro non glielo dà, Higuain si imbellisce. 92-03 a terra Mario Mandzukic. Due palloni in campo, calcio di punizione per loro. Crampi per Mandzukic. Juve momentaneamente in 10. L'arbitro si disinteressa di Mario e fa proseguire. Va a battere il calcio di punizione Medela, Mandzukic ancora a terra.
Palla nella nostra area di rigore, Chiellini di testa la mette in calcio d'angolo. Mentre Mandzukic si è rialzato, siamo nuovamente in parità numerica, siamo avanti di un gol, 92 e 49. Anche Handanovic si porta nella nostra area. Tutti vicino al dischetto, la palla è lì, attenzione, riesce a sfilare via, fallo per la Juve. Mucchio intorno all'arbitro, si lamenta Handanovic, giallo per il portiere sloveno. Ammonito Handanovic. Mentre ancora col nostro uomo a terra, loro restano lì a far rissa. 93-20. Ecco che rivediamo. Ancora lamentele insistenti. Attenzione. Finisce questa partita come non doveva finire, ma d'altronde è un classico della lamentela dei nostri avversari che nella vita non sanno perdere. Perisic allontanato con il rosso. Espulso Perisic. Finiscono in 10. Si prolunga probabilmente di un minuto il recupero. Buffon al rilancio. Fallo laterale per noi. ...94 e 26. Palla lunghissima di Chiellini. Balza vicino a Bonucci, la prende Icardi, poi Bonucci, fallo laterale. Ragazzi, indietro, arriva uno, arriva due e arriva tre. Il triplice fischio del signor Rizzoli manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. La Juve vince ancora come l'anno scorso e come l'anno prima, come dice la canzone, in Mondovisione. Siamo sempre primi in classifica, altri tre punti, inno da casa per voi. E mentre loro fanno il loro sport preferito, cioè la lamentela programmata, noi ci portiamo a casa con merito i tre punti grazie al gol di Juan Cuadrado. 28 successi consecutivi allo Stadium in campionato. La Juventus allunga in classifica e porta i punti a 54. 18 vinte, 0 pareggiate, 4 sconfitte in casa, 12 su 12 vinte, i gol sono 47, quelli subiti 16. E quindi, mentre rivediamo le azioni salienti e l'ultima soprattutto, fratelli e sorelle, dallo Juventus Stadium è tutto, la fotografia dell'incontro. Noi vinciamo con un gran gol di Cuadrado e loro, come dice la loro storia, tanto per cambiare, chiudono con la rissa e con la lamentela. Grazie e naturalmente l'appuntamento è per le prossime partite della Juventus.